Ci stiamo preparando per avere per settembre una macchina da guerra per fare tamponi. Garantiremo tempi di lavorazione rapidi e lo dico per rispondere alla richiesta del sindaco di Nocera Inferiore per l'agro Nocerino Sarnese. Daremo a tutti i territori la possibilità di avere screening in tempi rapidi, anche in autonomia se sarà possibile. Parola del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che durante il consueto appuntamento del venerdì nel salotto di Lira TV conferma o quantomeno apre alla possibilità di attivare nell'ospedale Nocerino un laboratorio per processare i tamponi e quindi analisi per Covid-19. Una ipotesi dunque che pare legata al dopoestate, magari per una seconda ipotetica ondata del virus. De Luca parla infatti di settembre, contestualizza e si rivolge direttamente a Manlio Torquato, primo cittadino della città capofila dell'area nord del capoluogo, dandogli pubblicamente lumi sulla richiesta. Aspiranti medici dell'Università degli Studi di Salerno tagliati fuori dal decreto Cura Italia. In una lunga lettera parlano della possibilità negata di conseguire il titolo di laurea abilitante in medicina e chirurgia e di rimando l'accesso alla professione medica con il conseguimento del titolo. Noi siamo gli esclusi dai nuovi tirocini abilitanti, scrivono e chiariscono. Noi che siamo laureandi di luglio e di ottobre prossimi non abbiamo accesso ai tirocini. Dovremmo proseguire il nostro percorso in vecchio stile con un tirocinio post laurea che avrebbe inizio soltanto a novembre con termine nel febbraio del 2021, senza alcuna abbreviazione di percorso e senza alcuna agevolazione per l'immissione nel mondo del lavoro. La gestione amministrativa del Comune di Sant'Antonio Abate compie un anno. Tante le attività e le iniziative poste in essere in questi 365 giorni di governo, ma quello che più ha colpito in questo anno è stata la capacità di attrarre interesse verso il comune abatese. Tutto questo grazie al sindaco Ilaria Abbagnale, una figura innovativa, brillante, fuori dagli schemi, con doti di coinvolgimento altissimi. Insomma, un cammino in discesa per la comunità abatese che ha trovato nel sindaco una marcia in più verso un nuovo rinnovamento. Thank you.